più rispetto a quello che già fate troppo, lo so, però il maggior tempo questi ragazzi lo passano con noi e noi siamo diventati la loro famiglia. Diciamo, un docente quando entra in classe deve essere sorridente. Uno dei miei bambini, sapete perché non andava più a scuola? Perché diceva, Carminiera si chiama, diceva, Luigi, appena entro in classe la maestra mi dice, Carminiera, cucca la capo, si è venuto stamattina. Don Luigi, non sono andato più a scuola. Perché se io devo avere il pregiudizio che il docente mi deve sempre interrogare dicendo, voglio, tu non vuoi studiare così, voglio, non vuoi sentire parlare di cose belle, deve essere stimolati ragazzi. Ma per fare questo c'è bisogno anche di una famiglia dietro, che non c'è purtroppo. Adesso do la parola ad Antonio e mi auguro che questa giornata non sia un giorno perso di scuola. Guai a pensare che bello, non abbiamo fatto matematica, non abbiamo studiato l'inglese, non sopporto proprio. Ragazzi, oggi stiamo facendo scuola. Primo comandamento, studiate. Secondo comandamento, studiate. Terzo comandamento, studiate. Ragazzi, studiate. Ci sono troppi ciucci in giro. Auguri.